Il profumo è celestiale, la bontà altrettanto, una pizza della domenica, ce la vogliamo fare insieme? Sigla e vi spiego tutto. Lievito secco o fresco, come preferite, un pizzichino di zucchero o miele o malto e poi mettiamo 100 ml di acqua tiepida, massimo 40 gradi. Aspettiamo che faccia la schiumina in superficie. Un appunto sul lievito: io nella lievitazione di panificazione preferisco usare il lievito di birra, quello secco, ma nulla vieta di usare i classici cubetti. Questo va riattivato come vi sto facendo vedere in ricetta. Questo va semplicemente sbriciolato direttamente nell'impasto oppure sciolto in acqua prima di incorporarlo all'impasto. L'importante è che l'acqua non sia mai in nessun caso superiore ai 40 gradi. Se non riuscite, non sapete come fare a misurare, usate l'acqua a temperatura ambiente. Ah sì, lo so cosa state pensando, ma lo zucchero serve per forza. Il lievito gradisce un po' di dolce e un po' di acido, quindi potete usare quella punta, perché è proprio una punta di zucchero, per dargli un po' di bomba, come si suol dire, ma se lo eliminate non succede niente, la lievitazione andrà comunque benissimo. Vedete che il lievito ha fatto la schiumina in superficie, quindi è riattivato e lo possiamo versare nella nostra farina. Aggiungiamo l'acqua. Per non far seccare la superficie e lasciamo riposare coperto per circa mezz'ora. Vedete che già dopo poche mosse il glutine si attiva. Facciamo un paio di giri, rincalziamo sotto, altro giro di olio. Bene l'olio sopra così non si secca e riportiamo a lievitare per un'ora. Lo prendiamo, lo giriamo. Sbattiamo questa parte e poi la ripieghiamo. Allunghiamo un po', sbattiamo e ripieghiamo. Lo facciamo una decina di volte più o meno. In questo modo vedete come diventa subito immediatamente liscio l'impasto, perché il glutine si sta comunque formando. Andiamo a chiuderlo sotto. Vedete, sotto dobbiamo chiuderlo bene. E poi andiamo a fare un'altra lievitazione di 2 ore stavolta. Sì, a temperatura ambiente 2 ore, però possiamo anche gestirci per arrivare al giorno seguente, quindi lo prepariamo la sera per la sera dopo, in modo da smistare le lievitazioni se non abbiamo il tempo necessario. In questo caso prendiamo il nostro panetto di pizza, anziché nella ciotola, lo mettiamo in un contenitore di vetro, preferibilmente chiuso, tipo quelli della Bormioli, quelli con il coperchio blu. Unto bene di olio, chiudiamo e mettiamo in frigorifero dalle 16 alle 24 ore. Lo togliamo dal frigorifero un'ora prima di stenderlo nella teglia per la cottura, così ci possiamo gestire meglio.
Durante l'ultima lievitazione mettiamo a sgocciolare aperte le mozzarelle, così perderanno il liquido di governo e non annegheranno la nostra pizza. Il pomodoro, io uso generalmente la passata, ma potete usare anche i pelati e quelli andate tutti a lavorare a mano per farli diventare dei pezzettoni. Passata di pomodoro, questa è quella che faccio io in casa, naturalmente voi usate quella che vi piace o che comprate normalmente. Pizzico di sale o anche di pepe se gradito, filo di olio e andiamo a dare una bella mescolata. La nostra passata di pomodoro è pronta per la pizza. Nello stesso modo farete i pelati una volta che li avrete tutti ben pestati e schiacciati. Andiamo a preparare la nostra teglia. Se ce l'avete in alluminio è meglio, se non usate quella della placca del forno non verrà eccezionale, potreste bruciare un pochino sotto. Ma andiamo a stendere un filo di olio lasciando liberi due o tre dita dei bordi, quindi arriviamo solo fino qui. Non facciamo tutto. Perché? Perché in questo modo quando andremo a stendere nella parte centrale scivolerà bene verso l'esterno l'impasto e poi si aggrapperà dai bordi senza ritirarsi, quindi questo passaggio è abbastanza fondamentale. Il nostro impasto che è perfettamente lievitato, cioè guardate, aspettate un attimo che prendo la telecamera, cioè ok, è una roba meravigliosa. A questo punto, a malincuore, ma dobbiamo farlo, c'è poco da fare, lo dobbiamo stendere. Non piantiamo mai dentro le dita nell'impasto, che sennò lo rompiamo. A me non piace la pizza eccessivamente alta, quindi questa viene un po' sottilina. Questo lavoro lo fate quando il forno è a temperatura e soprattutto non lasciate l'impasto con il pomodoro sopra a riposare, perché altrimenti vi diventerà un patacone molliccio. Io qua di pomodoro ne ho fatto di più perché dopo ne faccio delle altre per stasera di pizze, sperando di riuscire a metterne via qualcuna che non ce le mangiano tutte. Quantitativo del pomodoro logicamente va a vostro gusto, a me non piace troppo pomodorosa e nella prima infornata mettiamo solo così col pomodoro. La mozzarella la mettiamo dopo. I tempi che vi ho indicato dipendono molto anche dal vostro forno. Adesso possiamo mettere la nostra mozzarella che sta a scolato i liquidi di governo, così non facciamo del bagnullo sulla pizza. A me la pizza piace mozzarellosa, Voi anche qui nei quantitativi voi vi regolate in base ai vostri gusti. Di nuovo in forno. In alto in modo che si faccia una bella crosticina senza mai metterlo ventilato, mi raccomando. La nostra pizza è pronta e una generosa spolverata di origano secco e anche un filo di olio se gradito, voilà, deliziosa per essere gustata, sentite qua, scrocchiariella al punto giusto e noi ci vediamo al prossimo video.